E allora, signore e signori, Dimitri Ruggeri. It's you. Dimitri, benvenuto tra noi. Ciao Vanni, grazie per la convocazione. Ci mancherebbe, noi vogliamo sapere tutto adesso per quanto riguarda la scuola per lo slam. Intanto spieghiamo chi è Dimitri Ruggeri. Allora, io sono un cittadino italiano, almeno fino adesso. E soprattutto fino a prova contraria. Fino a prova contraria, sempre. E ho come hobby, diciamo così, quello della scrittura, della poesia. Sono, diciamo, un poeta tradizionale, quindi pratico la scrittura scritta nel vero senso della parola. Però sono anni che mi sono affacciato anche, grazie al Poetry Slam, attraverso le competizioni di poesia, a quella orale. E l'ho introdotto la prima volta in Abruzzo nel 2010 e in Italia ci sta dal 2001, è stato introdotto dall'Ello Voce e negli Stati Uniti è nato nel 1985, quindi un po' a rilento è arrivato anche qui da noi. Ecco, Dimitri, questo è il tuo hobby, ma la tua occupazione principale qual è da cittadino italiano? Da cittadino italiano lavoro per una nota azienda di trasporti. Ah, perfetto. Quindi, qui, sì. E questa passione per il poetry com'è nata? Allora, è nata in realtà da un'esigenza. In realtà il Poetry Slam, che cos'è innanzitutto? Una gara di poesia tra poeti che si sfidano leggendo ad alta voce i propri testi, giudicati da un pubblico, con una giuria estratta a sorte dallo stesso pubblico, quindi c'è una componente molto democratica e filosofica, è quella di non avere barriere né degli editoriali né della critica, che porta il poeta a leggere i propri testi direttamente a un pubblico, creando una vera e propria comunità. Quindi la mia è nata un po' da un'esigenza anche di divulgazione delle mie opere, e poi mi sono accorto che comunque organizzando anche questi eventi e conducendoli mi piace, perché si viene a creare una vera e propria comunità totalizzante tra poeta, pubblico e poesia. Alla fine non è una vera e propria competizione nel senso mercantilistico della parola, ma è, diciamo, nel senso etimologico della parola, è competere, andare tutti verso la stessa direzione. Certo. Quindi Io ho, vabbè, le sinapsi sbruciacchiate, però io ricordo, adesso mi è venuto un flash, di un campionato di poesia, o meglio un convegno di poesia internazionale che venne svolto, mi sembra, o a Londra o a Parigi negli anni 70, una cosa del genere, e c'era l'organizzatore, colui che aveva ideato questo convegno internazionale in un palazzetto dello sport o in un teatro, non mi ricordo, completamente ubriaco sul palco, e raccontava queste sue poesie sbiascicando il pubblico imperterrito fermo lì che ascoltava. Senti, ecco, allora, a chi è rivolto questo nuovo mood, diciamo, chiamiamolo così? Allora, sì, un aspetto storico bisogna dirlo, diciamo che la poesia ad alta voce è come dire roba vecchia, nel senso che abbiamo un po' rispolverato quella che era la tradizione orale della poesia greca di 2000 anni fa, oppure quella tradizionale dialettale, per esempio sarda, che è dove la cultura dialettale orale è molto alta. Quello che hai citato tu è un momento storico, quello degli anni 70, che è culminato in Italia con l'evento di Castelporziano, dove c'erano tutti i poeti che declamavano ad alta voce i propri testi, e ancora di più, andando un po' più indietro, dalla poesia beat americana, che ha un po' rispolverato quest'idea di metterci la faccia, no? Anche in modo molto politico, frutto di un momento storico. Beh, parliamo di Allen Ginsberg e degli altri poeti della Beat Generation. Oggi in Italia è ritornata un po' in auge anche come momento soprattutto aggregativo e di festa, soprattutto perché proporre la poesia attraverso presentazioni classiche di reading, oppure di presentazioni di libri, almeno a me personalmente l'ho sperimentato queste cose, ma è molto noioso come soprattutto come quelle modalità, accompagnate dalla chitarra, guarda.
Dipende, allora in questa cosa dipende, ci sono molti poeti, chiamiamoli performativi, orali, che hanno preso proprio il poetry slam, quindi la gara secca in sé, che ha delle precise regole, e poi si sono anche dilettati a fare i reading, però è proprio questa componente di relazione con il pubblico che dà quel valore aggiunto a chi pratica il poetry slam, che è un po' una palestra per poi quando si va a come dire, a proporre in pubblico. Quindi... E questo fine settimana c'è stato un bel evento, perché nell'unico istituto abruzzese è stato, sì, appunto svolto questo discorso, no? Con la grande organizzazione di Volta alla Carta, un sì, grande appuntamento. Assolutamente. Grazie a Volta alla Carta, ad Alessandra Prospero, siamo riusciti finalmente a penetrare come dovrebbe fare, diciamo, una qualsiasi novità in questo caso nelle scuole. Abbiamo fatto 3 workshop in tutto, uno al classico, uno allo scientifico e uno all'IST, e abbiamo fatto anche dei poetry slam sperimentali. Abbiamo fatto il primo poetry slam allo scientifico italiano di autori in madrelingua, e faremo invece il primo poetry slam di più istituti d'Abruzzo, quindi che è il primo di fatto campionato abruzzese, questo che facciamo, quindi un momento storico anche molto importante, poi a livello statistico possiamo dire. Senti, per concludere, Dimitri, quali sono i prossimi, sì, appuntamenti? Prossimi appuntamenti, allora sabato prossimo alla Cartiera Vettorio di Pescara. Poi come collettivo Poetry Slam Abruzzo operiamo prevalentemente a Pescara, all'Aquila, introdurremo anche il Poetry Slam la prima volta nel Molise a Termoli, e dopo ci sono altri eventi, basta che ci seguono su Facebook Poetry Slam Abruzzo Centro Italia, e abbiamo anche un sito internet molto aggiornato. Dimitri, grazie davvero, un abbraccio e forza, non mollate. Grazie a te per la convocazione, in bocca al lupo per tutto, Vanni, grazie per l'attenzione.